stiamo portando all'approvazione alcuni emendamenti per difendere l'agricoltura italiana, difendere i prodotti italiani, difendere il lavoro, il latte, la frutta, la verdura, la fatica, la bontà, la bellezza italiana da alcune normative internazionali. Penso al Nutri-Score, che vorrebbero mettere fuori legge la dieta mediterranea. Cioè, qualcuno ci vorrebbe convincere che la Coca-Cola fa bene e l'olio d'oliva fa male. Ecco, io penso che difendere la terra sia fondamentale, perché l'uomo è ciò che mangia, e se l'uomo mangia bene diventa una persona migliore. Stiamo approvando anche alcune proposte per dare più lavoro ai giovani, investire sulle filiere e quindi proteggere quello che è un patrimonio mediterraneo italiano assolutamente unico ed eccezionale. Senta, senatore, ha ricevuto negli ultimi giorni parecchie minacce. Qual è la sua reazione, anche vedendo insomma che la solidarietà poi è arrivata dal centro-destra e basta? Quando la politica diventa minaccia a qualcuno, ai figli, alla famiglia, non è più politica, è violenza, e la violenza va condannata in ogni sua forma, fisica e verbale, quindi se ne occuperanno avvocati e tribunali, e vorrà dire che daremo un bel po' di soldi in beneficenza. Quando viene minacciato qualcuno, a me non interessa qual è il partito, la mia solidarietà è istantanea e totale. Se viene minacciato Salvini, per qualcuno è quasi normale, però non me ne faccio un cruccio, diciamo che mi sto occupando di altro. Non ho visto il servizio di report, onestamente. L'incontro tra Renzi e Mancini, ieri ne parlavano. Ma io di esponenti dei servizi segreti ne ho incontrati a decine. Su un autogrill? Non sull'autogrill, però per parlare di immigrazione, di sicurezza nazionale, di aziende, di Made in Italy. Quindi incontrare degli uomini dei servizi di sicurezza non mi sembra assolutamente normale. Poi uno può incontrarli in autogrill, al monastero, in via del Corso, nel suo ufficio, non mi sembra niente di particolare. Conte, no? C'è l'accenno alla crisi di governo, no? Sembrano pressioni da parte... Quello non ne ho più pallida idea. Io quando li ho incontrati e li reincontrerò, perché è il loro mestiere, parlo di sicurezza nazionale, non parlo di politica o di partiti. No. Mi sembra che la polemica sia sostanzialmente inesistente, non avendo visto il servizio, ripeto.